come la sigaretta che si passa. È tutto vero, ma io non sono diverso. Dicio. Sei davvero un pigi da sveglio. Dai che da sveppare ti. Da sveglio fa buca, lo so. Qui c'è una onda. Regina mi ha spiegato come funziona questa macchina. Dice che le nostre cose sono tornate in questo mondo. Scioppa qui a testa. Quindi da qualche parte là fuori c'è la mia. Devo solo trovare. Se non ci riesci. C'è. È quello che fanno la fiata. E io credevo che fosse la fiata. Vedi il 3. Adesso io la 23. E ti sigo caricarlo, se vede. Vicino ha detto che le mani portate qui, è vero? Il 23. 23esimo sternuto. 23esimo sternuto, record mondiale. Lo sto caricando. Ne ho fatti 47. 47 addirittura. Eccoci. Eccoci. Prendi una piuma, prendi una piuma di struzzo. Ecco qua, record provvisorio europeo. A quanto siamo? A 23. A 23. E l'altro giapponese in Giappone a quant'è? Record dello sternuto 42. E lui italiano 32 è campione italiano. Sì, 32 24 dai, eccolo qua. 44. Cioè adesso noi siamo già a 44 sternuti. No, a 24. A 24. No, 44. Ma il record personale quant'è? Ecco lo sponsor 44. Anche. Dai, fare il abbiamo anche lo sponsor. Coca-Cola. Cocco di mamma. Ma. 25, dai che arriva 25. Dai che arriva. Carica. Ma no, mi sa che si è fermato a 24. Basta. È andato in carta adesso. No, 25. Oh, è andato sniffo. Sì. Allora un altro sniffo. Fa 25, ma cos'è questo? Questo è tabacco da sniffo buono, introvabile e mentolo. Introvabile. Ah, questo è il tabacco da sniffo per avvicinarsi a questa disciplina e avere la possibilità di partecipare a questo campionato. Dammelo. Ecco, vediamo la preparazione dell'atleta. Sniffo, quello è buono, fare quello buono, una sola e tira su con una, via, via con una, si, sì, serve tutto, una e tira con una. Tabacco mi dicevi? Tabacco al mentolo, sta preparando lo sniffo, vedi, sta preparando tabacco al? Al mentolo, e sarebbe un tabacco che va sniffato, va sniffato, un fazzoletto per Messico. Piadina, grande record man. Cioè, oggi siamo qui in questa fantastica piadineria creata proprio da Mexico Birra. Il posto per chiudere, guarda che bello. Ehi. Giusto, speciale, tabacco da sniffo. Ma in questi anni tu che sei vicino all'atleta come manager e allenatore, come alleni? Come lo alleni? Per almeno sniffando, sniffiamo insieme. Ah, sniffando tabacco, e anche. Sniffando insieme, lui è il maestro. Vai. 3, 2, 1. Ah, doppio sniffo? Sei pronto? Con questo? Con questa la sniffa. Un attimo, basta sniffare. Vai. Ecco, avete visto che adesso voglio provare anch'io come giornalista. Mamma mia. Paro Vista vuole provare il tabacco da sniffo. Questa per questa disciplina fantastica abbiamo qui il campione italiano Mexico Piadina. Tra l'altro siamo nella sua piadineria. Adesso ci ha fatto vedere un allenamento di campionato che fa proprio con lo sternuto Messico, e qui abbiamo questa fantastica realtà notturna all'uscita dell'autostrada di Boara, direzione Rovigo. Ecco, cosa? Mamma mia, anche l'altro. Beh, qui siamo esagerati, vediamo una dose massiccia
di snuff, una dose massiccia di snuff. Qua si apre, qua si apre. Qui abbiamo una dose incredibile. Vedete? Vedete il tabacco? Qui fantastico tabacco da sniffare. Ecco, ecco che il campione italiano adesso si presenterà anche ai campionati europei, è già decimo perché un giapponese è campione del mondo. Ma non perdere, mi raccomando, che stai perdendo, non perdere. Vai. Ancora ce n'è, ancora.